La 23ª puntata stagionale di Borghi d'Italia di TV 2000 ci porterà negli splendidi paesaggi di Polizzi Generosa, nel Parco delle Madonie, sede del Parco Letterario Giuseppe Antonio Borgese, che siamo andati a visitare in occasione dell'anteprima palermitana del 12 maggio. Il sindaco Giuseppe Loverde ci presenta il bellissimo borgo siciliano. Ieri sera abbiamo fatto questa prima del video che si è fatto sulla mia città, sul Polizzi Generosa. Noi facciamo parte dal 2015 della rete dei parchi nazionali, dei parchi letterari nazionali, della Dante Alighieri. E con loro abbiamo messo in moto una serie di iniziative. Questa è una delle iniziative più belle, secondo me, che in questi due anni abbiamo messo in atto per la promozione del nostro paese, della città di Polizzi Generosa. Il risultato è brillante, perché in questa maniera si promuove non solo la storia, la cultura, le tradizioni, i personaggi illustri, ma si promuove un intero territorio. Polizzi è la Firenze delle Madonie ed è quel paese che ai tempi andava, come dire, libero rispetto a quelle che erano anche le impostazioni di governo delle presenze di Ventimiglia nel territorio delle Madonie. E promuovere Polizzi e promuovere la parte, la cultura di quelle zone interne che spesso, della Sicilia, che spesso non entrano nei circuiti internazionali del turismo, perché il turista che viene in Sicilia viene portato ad Agrigento, giustamente, a Cefalù, a Taormina, e sconosce questi scrigni di bellezze naturali, architettoniche, storiche, che hanno dato i natali a tantissimi personaggi illustri, che hanno fatto la storia della Sicilia, dell'Italia e del mondo intero. E Giuseppe Antonio Borgese è uno scrittore di questi livelli, un uomo che partendo da questo confine, diciamo, io lo chiamerei un confine, così come disse il Papa, della fine dell'Italia, del mondo, da questo centro parte la sua grande cultura, che diventa poi, come dire, un bene collettivo, un bene dell'umanità. Per chi visita il borgo polizzano, consigliamo di ammirare la bellissima chiesa madre dove è custodito il trittico fiammingo di Roger van der Weyden. Il quadro rappresenta la Madonna, la Sede Sapienzie, che tiene sulle ginocchia il suo bambino, che è la Sapienza, quindi Sede Sapienzie, perché la Madonna fa da trono alla Sapienza incarnata del Verbo di Dio. Nella chiesa è possibile poi ammirare altre preziosissime opere religiose.